Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi partiremo da questo per arrivare a questo. Continuano ancora gli inviti a matrimoni, a feste, diciottesimi, cerimonie. Sembra che il mondo si voglia soltanto divertire. E vedendo in giro i prezzi dei capi d'abbigliamento per le cerimonie, devo dire che spesso bisognerebbe fare un mutuo, per cui io vi do il consiglio di risparmiare. E tra l'altro sono tipi, come avete visto per altri video come questi, sono dei vestiti che si possono realizzare con niente da un punto di vista di lavoro, ma anche come costi di materiale. In questo caso ho preso un tessuto un po' glitterato paiettato. Devo dire che questo tessuto al metraggio costerà attorno al massimo ai 10 euro, quindi davvero la spesa è proprio irrisoria, e realizzeremo adesso un vestito da fare all'ultimo momento, ma che chiaramente possa essere particolare e originale. Intanto, allora, è pensato, il modello va bene per tutte, ma è pensato per la ragazza che viene invitata a un matrimonio, a una cerimonia, non vuole andare in lungo, però vuole restare elegante. Come prima cosa, c'ha due step, questo vestito è fatto in due parti, ma non è un unico pezzo, insomma, però il risultato, devo dire, è molto particolare. Allora, come prima cosa bisogna creare una fascia alta che in teoria dovrà coprire il nostro seno, ma la faremo più alta perché vedrete avrò bisogno di diciamo girarla, e quindi ruba stoffa. Lo spazio da coprire del seno è 16 centimetri. Io vi consiglio di realizzarla, di tagliare la fascia. Una volta finita dovrà misurare 25, quindi taglio in doppio 50 centimetri. La misura importante è la circonferenza del seno. Utilizzate sempre tessuti elasticizzati in maniera tale da velocizzare il lavoro senza dover mettere lampo, ganci e aperture varie. Misurate il vostro seno e fatto questo togliete qualche centimetro perché deve restare compatto. Quindi i miei 50 centimetri e i miei 80 centimetri, perché sto calcolando un po' più stretto. Questa è la fascia che andrà al seno, e in maniera grossolana vi faccio vedere, una volta piegata, che cosa diventerà. Questa sarà intanto invertita in maniera tale da creare la parte della copertura del seno. Dopodiché creeremo semplicemente, e questo sarà a voi, dovete realizzare una sorta di gonna da attaccare a questo corpetto. Allora, intanto, per un fatto di praticità, avremo una cucitura centrale, perché una volta realizzato il corpetto ci sarà una cucitura dietro, per cui vi consiglio la stessa cosa sulla vostra gonna, che poi è gonna nel taglio ma poi diventerà parte integrante del vestito, quindi è comunque un vestito, per cui calcolate come taglio semplicemente una cucitura. In teoria bisognerà riavere nella parte alta la stessa quantità in centimetri del nostro corpetto, perché lì andiamo a legarla, ma vi consiglio, per dare un po' di morbidezza, al contrario, di calcolare come misura quella dei fianchi. Quindi ripieghiamo la nostra stoffa, decidete anche la lunghezza, io lo voglio fare corto, ma lo stesso criterio vale se il vestito diventa lungo. Quindi misurate i vostri fianchi, che sarebbe la misura minima da considerare per questo vestito. Riportatela con qualche centimetro in più, perché è bene che rimanga un po' morbido sul tessuto. Io per esempio ho calcolato, se i miei fianchi sono 90 scarsi, sto calcolando un 10 centimetri di margine, quindi farò un taglio a 50 centimetri, che poi è il doppio chiaramente.
raddrizzo la parte. La lunghezza, appunto, i 50 cm della circonferenza ce l'ho, andrà sotto il seno, per cui voglio una cosa corta, chiaramente il corto sempre nell'ambito di una cerimonia, per cui vi consiglio sopra il ginocchio, ma il criterio vale lo stesso se volete l'abito lungo. Allora, quale sarà il passaggio successivo? Intanto sì, quello di andare alla macchina da cucire e cucire. Però procedete in questa maniera. Come prima cosa bisogna rifinire questo tubo, quindi dall'interno faremo una cucitura. Dopodiché lo rigiriamo, lo invertiamo e, anche se già rifinito, attaccheremo la parte al nostro tessuto che è gonna, ma volutamente ci sarà una parte centrale sotto il seno aperta. Io procedo alla macchina da cucire e vedremo poi dopo il risultato finale. Doppiamo la nostra fascia, che sarà poi parte del nostro, coprirà il nostro seno. È un tubo, insomma. Fatto il tubo, diciamo, e prendete la metà esatta, mettete uno spillo, chiaramente questi sono lavori che proprio per la stessa velocità che dicevamo all'inizio, per farli in pochissimo tempo, si trascurano alcuni aspetti tipici della sartoria, insomma, no? Di precisione, ma vi devo dire che il risultato è lo stesso, rimane eccellente. Sto mettendo due segni, ok? Perché voglio non perdere il mio riferimento, perché dovete girarvi il lembo di stoffa, creando questa sorta di, vedete, banalmente nodo, è un nodo libero. Queste saranno, vedete, le nostre coppe per il seno. Per chi ha esigenze di mettere delle coppe, potete infilare all'interno le coppe in base alla vostra misura del seno, potete anche mettere un reggiseno. Per non perdere di vista la centralità di questa cosa, se volete nascosto fate una sorta di fermo con la macchina da cucire o mettete degli spilli, insomma. Io l'ho fatto nascosto perché poi la mia piega coprirà la cucitura. Accantonate per un attimo il vostro corpetto e prendete la stoffa che sarà parte del vestito, ma diciamo la gonna. Già ce l'ho divisa a metà perché ho tagliato i miei 50 cm. Questo è il mio centro. Quindi prendo il centro del vestito, in teoria lo devo cucire, ma non devo cucirlo realmente perché, come vi dicevo prima, voglio creare una sorta di ammanco, volutamente una sorta di oblò al vestito, però questa è la mia metà. Quindi in teoria questa sarà la parte corrispondente. Per cui cosa faccio adesso? Vi ricordate, io ho dato più morbidezza al tessuto, anche perché, insomma, per scivolare morbido, per non diventare un tubo, non deve essere un tubo, quindi avanzerà. Allora, come prima cosa vi consiglio, proprio su questa metà creiamo una sorta di piegoncino, una cucitura di 5 cm in doppio, che non solo ci toglierà il tessuto in eccesso, ma creerà questo movimento molto particolare, molto bello sul vestito. Questi 5 cm li pieghiamo, perché così rimane rifinita la nostra parte. Mettete degli spilli, io faccio una travetta al centro intanto per bloccare il tutto, e al centro della cucitura, se siete bravi, si nasconde e non si vede nulla, vedete? Ok. Così ho bloccato. Adesso dobbiamo attaccarla al corpetto. Abbiamo adesso i due centrali in corrispondenza, il nodo e il mio piegone. Vedete questa specie di vuoto, questo triangolo?
A questo punto, sempre con una distanza di 4 cm circa dal centro del piegone, attacco il mio corpetto qua su. Giro. Fermo con uno spillo. Allora, il mio corpetto è già rifinito, quindi farò una cucitura in punta e che prenda però la gonna sotto. Ma ricordiamo sempre che comunque ho dato più tessuto, vedete? Quindi fate in modo di dare un po' di lentezza per chi non riesce a gestirlo sotto la macchina mentre cucite. Fate prima una sfilza per arricciare il tessuto. Io lo faccio direttamente e vi faccio vedere come. Allora, questa è la gonna, vedete che avanza, e il mio corpetto, quindi man mano, intanto questo è elasticizzato, quindi tirate un po' il corpetto e arricciate la stoffa sottostante, tirate il corpetto e arricciate fino alla fine. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Fatto questo, dobbiamo unire il nostro vestito. Chiaramente rimisuratelo un attimo se è da fare stretto. E adesso vediamo il risultato finale. Anche per oggi abbiamo realizzato con poco, quindi recuperando in qualche maniera intanto del tessuto che è costato poco, abbiamo realizzato un abito che altrimenti avrebbe delle cifre più alte. E per video come questi vi consiglio sempre di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per essere informati ogni qualvolta il video online. Seguitemi anche sui social, fatemi domande, poi io vi rispondo, e ricordate sempre: reshape your style.